parte la realizzazione della pista ciclopedonabile più lunga d'Italia, il progetto Bike to Coast è stato presentato all'Aurum di Pescara dal presidente della regione Gianni Chiodi e dall'assessore al turismo Mauro Di Dalmazio, alla presenza dei tre presidenti delle province interessate al progetto, con i quali sono stati firmati i protocolli d'intesa in qualità di enti attuatori. La pista ciclopedonabile d'Abruzzo sarà lunga 131 km, parte da Martinsicuro e arriva a San Salvo, toccando 19 comuni della costa abruzzese. Si andrà a lavorare su un percorso con tratti già esistenti, pari a 56 km, e cioè il 41% dell'intero tratto, e su un percorso ancora da realizzare di 76 km, pari al 58%. Al microfono il governatore della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi. Penso che stia ponendosi all'attenzione nazionale sotto tanti aspetti, anche questo che è unico, è un progetto unico che tra l'altro sfrutta già una serie di opere già realizzate o finanziamenti già ottenuti. Quello che è importante è che noi non solo l'abbiamo pensato, sostenuto, ma l'abbiamo dotato anche di risorse, quindi a questo punto vedete che i FAS stanno determinando tutte quelle iniziative che avevamo pensato in un'ottica di programmazione. Siamo una delle poche regioni italiane ad avere i FAS e siamo quindi una delle poche regioni italiane che se ne può beneficiare. Il turismo in Abruzzo è una delle nostre attività produttive significative, sappiamo che ha delle potenzialità notevoli, sappiamo anche che, come ha detto lo Svimez, è uno dei settori cosiddetti resilienti, perché l'Abruzzo è stata definita una regione resiliente rispetto a quella che è la crisi pur grave che sta vivendo il nostro paese e che ci accomuna inevitabilmente. Nello specifico la provincia di Teramo sarà interessata da 47,5 km, 37,78 esistenti e 9,7 da realizzare. Però anche il turismo, devo dire che per noi è una tour molto importante. Dopo gli investimenti dello Svim e della Fiat, che abbiamo insomma messo in sicurezza quello che è lo stabilimento Fiat nei prossimi 10 anni almeno, dopo gli investimenti di De Cecco, che ha inteso scommettere in Abruzzo, noi scommettiamo anche noi in Abruzzo e scommettiamo col turismo in Abruzzo, ma questa è una delle iniziative. Poi sapete che sul turismo ci sono tanti bandi in questo momento aperti che tra l'altro dovrebbero anche poter rivoluzionare quello che il modo insomma di intenderlo, perché io sono convinto che il prodotto turistico non è né il mare né la montagna, o meglio, sono degli elementi importanti, però il prodotto turistico è fatto da tante cose, magari un'offerta di servizi come questa della pista ciclabile o anche un'aiuola ben tenuta, una commessa sorridente, una serie di questioni che poi devono anche darsi da fare ovviamente gli imprenditori, capendo che lavorare in sinergia e lavorare in maniera coordinata tra di loro, tra i vari operatori turistici delle varie iniziative, insomma delle varie attività, mare, montagna, collina, può essere utile a rafforzare tutti. Lungo il tratto ciclopedonale saranno poi realizzati tre nuovi ponti, quello sul fiume Vomano, costo stimato 2,4 milioni di euro, quello sul fiume Saline, costo stimato 4,28 milioni di euro e sul fiume Piomba un costo stimato di 2 milioni di euro. Obiettivo minimo è quello di avere un consistente riscontro tra 24 mesi, con buona parte dell'opera già realizzata e operativa. Diretto.